Ciao, benvenuto o ben ritrovato sul mio canale, benvenuto soprattutto su questo nuovo video. Sei su Nuvolozzi, la rubrica dove si parla di una certa cosa senza parlare di quella cosa. Ovviamente sto parlando di vaping. Oggi video molto particolare, come vedi è un video on the road. Infatti oggi è sabato 14 maggio 2022, mi sono alzato di buona mattina, devo dire. Perché sono on the road, road to Vapitaly, road to Verona. Finalmente si riparte in qualche maniera, ora vediamo quello che verrà fuori. Sono molto emozionato, molto contento, ho un po' di paura, causa comunque pandemia ancora c'è, anche se le cose sembrano andare decisamente meglio. Cercheremo di stare attenti e non portarsi a casa un ricordino poco piacevole. Emozionato, contento, perché comunque dopo tanto tempo avrò la possibilità di rivedere un sacco di amici. Qualcuno già so che non lo vedrò, mi dispiace enormemente, ma non mancheranno sicuramente occasioni per potersi rincontrare. Io sto facendo la mia prima sosta durante il viaggio, sono all'altezza di Bologna, la mia Zoe, come vedete, è in ricarica, quindi il tempo di un caffè, fare colazione e poi si riparte. In questo video cercherò di farvi vedere quello che è stato il mio Vapitaly e niente, ci becchiamo alla prossima sosta, va bene, ciao! Eccoci qua, altra piccola sosta, questa volta doverosa, perché siamo a Secchia Est, a Modena, prima di girare verso la Brennero e di andare a volare verso Verona, ma per noi che veniamo dalla Toscana, per me specialmente, quando vado a Verona, a Vapitaly, sosta a Secchia Est è sempre stata obbligatoria, tappa obbligatoria, quindi anche questa mattina non potevo esimermi dal fermarmi. Bisognetto fisiologico abbastanza veloce, quindi però le tradizioni vanno comunque sempre, sempre rispettate. Ci vediamo a Verona! E allora, eccoci qua, siamo arrivati a Verona, Vapitaly, questo è l'ingresso della fiera, lo vedete qua, di arrivare un po' sfocato, vabbè, sono giustamente in primo piano io, mi sembra più che giusto. Sto per entrare, sono curioso di vedere quante persone ci saranno. Qua all'ingresso non c'è molta confusione, non siamo ai fasti degli anni passati dove per entrare si faceva fila e anzi chi poteva se la saltava in tutte le maniere. Comunque è stato un viaggio interessante, ci abbiamo messo il giusto tempo, sono un po' stanco sì, però pronti e carichi per questa fiera, questo Vapitaly 2022, sperando ovviamente che sia l'anno della ripartenza. Farò qualche clip dentro, vi metterò un po' di foto e comunque il mio obiettivo principale non è venire qua a vedere roba, ma è venire qua e a ritrovare un po' di amici. Ci sentiamo dopo.
Vado? Vado le dita. Oh, guarda che ci va veramente, eh! Ma tiro fuori le batterie, quanti dinner levi, eh! Guarda che tiro fuori le batterie! Aspetta, tiri di non allagarlo perché sono qua dove c'è. Occhio, occhio dove punti l'arma. Se fosse un po' il limone, ma non è male. Italy finisce qua, siamo domenica pomeriggio alle ore verso le 15.30, io sono già sulla strada del ritorno, anzi per meglio dire sull'autostrada del ritorno. Vapita ovviamente continua fino a quest'oggi pomeriggio alle ore 18, in più domani mattina come sempre c'è l'appuntamento B2B per gli addetti al settore bottegai e via discorrendo. Per me finisce qua. È stata una due giorni abbastanza intensa, piena di tante belle cose. Ma andando con ordine, che edizione è stata di Vapitaly? Una ripartenza della quale c'era bisogno, un po' sottotono se confrontata a tante altre edizioni, ma comunque con un discreto afflusso di persone, di gente, sia nella giornata di ieri ma specialmente quest'oggi. È stato molto bello, molto positivo vedere tante persone tornare a Vapita, ritornare un po' alla vita, diciamo così. Una ripartenza che onestamente ci voleva. Personalmente cosa mi ha lasciato? Novità, ragazzi, ce ne sono poche, nel senso liquidi tantissimi di tutti i gusti, fruttati, cremosi, estivi, invernali,
tutti insomma abbastanza buoni. Ho trovato qualcosa che non mi è piaciuto, ovviamente, ma la stragrande maggioranza di quello che ho provato era buono, fatto bene. Le aziende, ragazzi, hanno una qualità decisamente alta ultimamente. Pochissimo, quasi nulla, la presenza di hardware, solite cose, tante pod. Fortunatamente erano presenti anche le famigerate e maledette usa e getta, però meno di quello che mi aspettavo. Poi ovviamente se non ci fossero state sarebbe stato decisamente meglio, però dai, pensavo peggio onestamente, sperando poi che riescano ad eliminarle definitivamente dal mercato, perché a me personalmente non piacciono, ma questo penso che sì, ormai si fosse capito. La cosa che mi lascia questo mappita lì è stato il piacere di poter rincontrare, salutare un sacco di amici, di persone che già ci vediamo poco, una volta l'anno quando andava bene, con qualcuno era realmente 3 anni che non ci vedevamo, ed è stato un piacere vero riabbracciarsi, risalutarsi, scambiarsi 4 chiacchiere, 4 opinioni, anche con chi magari ti sta un po' sulle balle, perché non è tutto rose e fiori, però c'è stata emozione nel rincontrare tutti. È stato bello, mi sono divertito, mi è piaciuto, e come ho sempre detto, io sono venuto qua a Verona questo fine settimana non tanto per i liquidi hardware o quant'altro, perché come ben sapete sono a zero di nicotina e sto quasi smettendo di svapare, però perché avevo bisogno probabilmente di un'iniezione di fiducia, di ricominciare in qualche maniera questa avventura. E niente, abbracciare tanti di voi, salutare tanti di voi, abbracciare e salutare tanti amici è una cosa che mi serviva, mi ci voleva, e me la porterò nel cuore. E dai, mi ha dato una bella carica per i mesi a venire, quindi anche se qualcuno non lo rivedrò per un anno minimo, però dai, ma dai, mi ha fatto piacere. Non fatemi dell'altro, altrimenti poi mi commuovo. Il video non so se finirà qua oppure farò una chiosa da studio, però comunque questo è stato il mio Vapitali. Ho tralasciato volutamente la cena, perché quello che è successo a cena, tranne una piccola live di Francesco, è rimasto a cena, perché così. E niente, ci vediamo decisamente e sicuramente ad un prossimo video. Ciao! E invece una piccola chiusura da studio è doverosa. Non ho un canale per abbonati, però dei ringraziamenti li devo comunque fare. Vi posterò adesso alcune clip riguardanti la cena che abbiamo fatto sabato sera, niente di particolare, solo delle foto per rendere omaggio, per ringraziare, spero in maniera simpatica, tutti i compagni di viaggio che mi hanno accompagnato in questi 2 giorni, veramente fantastica. Ringrazio davvero con il cuore il buon Marco D'Ossena, la sua signora, Stefano Fava, Emilio Rigo, la Giusi, il figlio Matteo che era a cena con noi, ovviamente Marco Mallo, la Stefi, Santa Donna, Francesco Uncle Dog, il buon Furia che tra l'altro mi ha fornito anche diverso materiale come la chicca di Scalise, e Andrea Azzard Colaianni che svapano sul Colorado da 52, fornito amichevolmente dal buon Moreno. Ringrazio Andrea Pastore, ringrazio tutti quelli che hanno reso questo fine settimana un fine settimana fantastico. Ragazzi, alla prossima, veramente vi porto sempre con me nel cuore.